Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Sono sempre io, lo so Jurassic 410, e oggi siamo qua nuovamente sulla Sky Factory 4. Siamo qua dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio. Siamo qua dove dobbiamo craftare il nostro bellissimo tappeto di pannelli solari. Quindi io ne ho già messi a craftare un po' nell'Applied. 100 ne ho craftati, così, giusto per averli. La mia domanda ora è: vogliamo farlo qua? Perché secondo me qua è un ottimo posto, però perdiamo questa sorta di separazione delle zone. Quindi non so se magari vogliamo farlo o là in fondo. Secondo me non sarebbe male, per esempio, allungare questa zona qua e farlo che va giù di qua. Però c'è in mezzo questo impianto qua di produzione di ossidiana che mi dà veramente fastidio. Solo che non voglio spostare, perché se lo sposto è un casino. Quindi mi piacerebbe non doverlo spostare. Come possiamo fare? Se non lo facciamo qua in mezzo, semplicemente lasciando un... cioè lo attacchiamo di qua e lasciamo un po' di spazio qua, però... non mi piace. Non mi piace. Se no, scusami, lo facciamo direttamente qua in fondo. Qua, tanto c'è una zona vuota. Sì, facciamo così, dai. Facciamo questa cosa. Quindi prendiamo un po' di blocchi per costruire. Direi di utilizzare l'Oakwood, visto che ne abbiamo a tonnellate. Direi che mi sembra un'ottima idea. Ok, qua demoliamo questa zona qua. Ok, secondo me è una cosa carina. Allora, quella zona qua la lasciamo così, così come adesso. Quindi poi facciamo secondo me si può qua vorrei fare una zona in cui non c'è niente. Quindi secondo me possiamo fare così. Andiamo avanti così. Ok, e qua invece mettiamo il nostro bellissimo ciottolo di pannelli solari. No, non devono essere attaccati però. Quindi rompilo. Lo voglio staccato di uno, almeno uno. Sì, dai, così va bene. Ok, e lo voglio grande esattamente come qua. Quindi voglio che arrivi esattamente grande come qua. Ok. Ok, questa è la nostra zona in cui costruiamo il nostro impianto di pannelli solari. Ora non so se farlo sotto o direttamente su questo piano. Io lo farei a metà. Vi spiego cosa intendo. Lo farei qua in alto, ma con un pezzo di vetro sopra, così poi da poter fare come là, che ci passiamo sotto tranquillamente. Così che voglio fare una cosa simile ma non uguale. Voglio cambiare un pochino, dai. Ok, mettiamo però torce adesso ovunque, perché già che è notte spawnano i mob. Ora, ci possiamo permettere di lasciare che l'impianto si scarichi? Secondo me sì. Oh, stavo cadendo. Vabbè, tanto qua che abbiamo capito che anche se cadiamo nel vuoto non succede niente praticamente. Quindi easy. E allora giriamo verso l'alto questi. Quindi tac, ok. Tac, ok. Che sono gli angoli. Così sappiamo dove sono gli angoli e non ci sbagliamo. Ok, e questi sono gli angoli. Ora, secondo me sta zona qua la possiamo lasciare vuota. Vuotina, io direi. Così, possiamo farla così, semplicemente. Direi, per ora, poi vediamo. Ora, non so se vogliamo lasciare un doppio bordo. Secondo me è una buona idea fare così, sostanzialmente un bordino così e poi all'interno i pannelli solari. Forse direi che è buono. Quindi prendiamo fuori Oak, abbiamo poche slab. È che non posso neanche, posso fare così direttamente? No, ok. Perché non abbiamo neanche tantissime in realtà da poter. Vabbè, chi se ne frega, craftiamo un sacco. Chi se ne frega? Cioè sinceramente, tanto al massimo rimangono nell'Applied. Ci stiamo davvero preoccupando di non avere spazio nell'Applied, ma che brutte persone che siamo. Ok, prendiamo anche un po' di fence. Ok, è più che altro perché l'Applied vedete che le usa tutte, tutti i blocchi di oak che ha disponibili li usa subito, perché deve craftare gli stick per mantenere per mantenere l'impianto là sotto, che anche quello lì si potrebbe, non mi piacerebbe toglierlo perché fa schifo con l'impianto di sotto, ma non posso perché non ho abbastanza energia. Quindi mi serve mantenerlo là funzionante. Allora,
Sì, dai, secondo me così non è male. Facciamo un bordino così, così possiamo mettere anche la staccionata intorno. E via. Ok, poi tanto qua mettiamo come di là il vetro. E sotto facciamo un piano uguale a questo qua, dove si può camminare sostanzialmente. E aspetta, giriamo questo. Togli le torce, che fastidio le torce. Che fastidio le torce. Secondo me, come piano di buildings non è male. Poi bisogna vedere, perché sapete che io e le costruzioni siamo due cose completamente diverse. C'è anche questo fatto qua. Perché io ho in mente di costruire qualcosa, ma guardate là la mia casa che bella che è, la mia zona produzione che bella che è, è tutto uno schifo, insomma. Quindi le idee che ho in mente solitamente non sono carine da vedere. E questo purtroppo non è simpatico, ma non possiamo farci niente. Ok, scendiamo sotto. Anche qua ci vorrebbe... Vabbè, possiamo scendere sotto così, effettivamente. Oh, stiamo cadendo nel vuoto. Tanto abbiamo il jetpack adesso, quindi a cosa ci interessa. Ok, poi qua in realtà possiamo direttamente andare a prendere energia, cioè collegare i pannelli solari all'energia qua, che tanto passano tutti qua nello stesso punto, quindi easy. Ok, quindi qua si può andare, ma una builder's wand non ce l'abbiamo per caso, scusami, una builder's wand non riusciamo a craftarla, perché se non costa tanto io vorrei craftarla, che almeno ci mettiamo la metà del tempo a fare queste cose. Vediamo. Builder's wand. Builder's. Non c'è. Builder. Hand of the Lazy Builder. Fa cose, ma non so se. Non penso faccia quello che mi serve. Wand. Facciamo wand. Exchange. Exchanger. Non ci sono nemmeno gli exchanger. Standard exchange shatter. No. Niente, non c'è quello che voglio. O magari c'è, ma si chiama in un altro modo. Io non lo conosco. E boh, sinceramente. Ok, va bene così. Procediamo con la costruzione classica. Questo è stato rischioso. Procediamo con la costruzione classica, che tanto è uguale. Tanto comunque non è una zona giga enorme, quindi non rischiamo. Cioè, sì, mi piacerebbe fare un po' più in fretta, quello. Ma quello piace sempre. Però, non ripeto, non è una zona così grande da creare così tanto disturbo. Però ecco, sto fatto che però sia notte mi disturba un pochino. Jetpack è carico, quindi possiamo anche permetterci di cadere nel vuoto senza problemi, che sicuramente è una cosa che prima o poi succederà, perché sapete che sono mega attento io a queste cose. E quindi probabilmente sarà uno scheletro che mi spara una freccia, perché non l'ho messo le torce e mi muoio. Esatto, questa sarà quello che mi succede, però easy. Ok, qua c'è un bello spazio vuoto come volevo, in cui si può fare, si potrà fare qualcos'altro. Si potrebbe fare una specie di giardinetto, secondo me, visto che è anche collegato a questo qua, una specie di giardinetto magari con una fontana, una cosa del genere. Così sto dando l'idea. E poi come sapete, che l'ho detto anche prima, le idee sono un po' così, diciamo, sono un po' niente. Ok, andiamo avanti. Magari adesso velocizzerò sta parte, perché comunque sto piazzando solo blocchi, quindi un montaggio con la musichetta parte adesso. Ok signori, la zona è stata completata. Ok, abbiamo questo gigantesco pannello di vetro ora, in cui dovremo posizionare appunto i nostri bellissimi pannelli solari. Ora vediamo come fare. Adesso lasciatemi finire di fare il bordino, perché nel dire che avevamo fatto mi sono dimenticato che dobbiamo coprire. Beh, che non serve, perché ripeto, come abbiamo scoperto negli scorsi episodi, basta, negli scorsi episodi veramente quasi all'inizio della serie, però anche se cadiamo nel vuoto non succede niente, nel senso alla fine viene ritippato in alto e quindi non è che muori, però comunque dà un po' fastidio, ecco. Questa è l'unica cosa che effettivamente dà un po' fastidio, quindi vorrei evitare di cadere nel vuoto. Ed è per quello che continuo a fare i bordini, anche se in realtà, come sappiamo, come abbiamo visto, non servono. Ora, questa torcia qua in mezzo alle scatole mi serve per forza.
mettiamola qua intanto. Ok, allora, come vogliamo fare la zona qua sotto? Bella domanda. Allora, io la farei, vorrei farla direttamente attaccata, però non so se è una buona idea. Ah, è una buona idea perché ci passiamo sotto tranquillamente, quindi secondo me si può anche fare. Quindi prendiamo tutti i nostri pannelli solari, quindi solar. Sapete che però probabilmente non bastano questi pochi pannelli solari che abbiamo fatti, forse sono più di 100 ne servono. Allora, beh, dopo vediamo quanto produciamo. 357 produciamo in questo momento. Oh, secondo me sì, perché se mettiamo questo e cioè se li mettiamo direttamente qua così, ok, se li mettiamo direttamente qua così e mettiamo sotto i cavi, possiamo camminarci sotto tranquillamente, il che direi che è una buona idea. Ma questi 100 pannelli solari ma non mi basteranno mai, ma va, sono già finiti, me ne servono decisamente di più, oserei dire. Sì. Direi di sì. Adesso li mandiamo in crafting. Ok. Quindi 101 pannelli solari sono già giù, che è buono. Che producono veramente, cioè producono quasi niente perché solo 5 RF, però ne facciamo altri 100. Quindi siamo a 200 pannelli solari, vediamo quanti ne usiamo effettivamente. Quindi solar panel, tanto sono stra semplici da craftare. No, cioè non vi giuro, non usano quasi nessun materiale. Abbiamo finito il ferro. Usano una tonnellata di ferro. Iron. Facciamo che mettiamo altri sapling di iron, va qua sopra. Che tanto questa zona qua è vuota. Vabbè, che forse cioè, ormai è troppo tardi perché mi servono adesso, però. Intanto ne facciamo uno stack. Un stack riesce a farli. Solar, uno stack riesce a farli. Ma anche se non bastano, intanto però iniziamo, esatto, a fare qualcosina di utile. Tanto il crafting è abbastanza veloce. L'unica cosa, Acceleration card, quante ne abbiamo? Acceleration card, non tante. Craftamene, riesce a craftamene uno stack, sì. Gliele butto dentro. Tanto adesso abbiamo, adesso prendiamo una botta di energia pazzesca. Quindi, allora, dov'è che stai craftando queste cose? Qua. Ok. Vai super veloce. Super crafting. Ok, che almeno ci metti poco, pochissimo tempo. E possiamo, perché così consumano un sacco. Però, beh, se stiamo mettendo pannelli solari a bizzeff, direi che possiamo permetterci di aumentare la velocità del crafting. Flux duct, che forse non abbiamo più. No, ne servono, ma ciao. Ne servono. Fanne 300. Tanto che 300 sprecati non vanno. Ok, ne ha craftato, abbiamo craftato un pannello solare, signori. Piacevole come situazione, direi. Molto molto piacevole. Effettivamente. Beh, non mi aspettavo che, esatto, ne abbiamo uno in questo momento. Gustoso. 2, 3, ecco che stanno arrivando. Ok. Stiamo arrivando tranquillamente e sta craftando anche le acceleration card. Ah, queste possiamo metterle giù. Andiamo a vedere come sta la nostra energia facendo queste cose. Facendo queste cose la nostra energia sta morendo. Sì. Oh. Forse è meglio che aspettiamo a mettere le acceleration card. Aspettiamo. Sì, aspettiamo perché non, se si spegne l'applied mentre sta facendo queste cose non succede niente prima di tutto. E però mi rompe le scatole abbastanza. E tanto comunque vedete che pian piano le fa. Intanto niente acceleration card. Esatto, che forse è meglio. Vediamo se l'energia su torna su. Sì, l'energia così torna su. Ok. Vabbè, adesso non possiamo farlo, però appena un momento colleghiamo qua tutti i pannelli solari. Solar. Ok, uno stack fatto. Adesso l'iron inizia a produrlo perché ne ho buttato a fare un sacco. Quindi, mettiamone ancora. Tanto l'iron serve per fare qualsiasi cosa, serve l'iron. Ma fammene. Abbiamo 4 piante, cioè 4 zone di produzione di iron. Tanto la zona di sopra è inutilizzata. Anche se mi produci iron extra, direi che non è un problema. Madonna, che pruritamento al naso. Che fastidio. Ok, flux duct mi servono 300, infatti, perfetto. Ok, mettiamo i pannelli solari, vediamo. Non penso che questi 64 bastino, però dai, siamo super fiduciosi.
Almeno ne mettiamo un po' di più. No, ma forse bastano anche. No, non bastano. No, adesso che li sto piazzando mi rendo conto che non bastano. Vabbè, vediamo appena abbiamo abbastanza ferro. Facciamo quelli che mancano, cosa vi devo dire. D'altronde non è che possiamo... Però non ne mancano così tanti, mi sa. No, forse... No, ce ne mancano ma non tanti, un paio ce ne mancano. Eh sì, ce ne mancano 5. Magari 5 riusciamo a fare. Riusciamo a farne 5. Così. Secondo me. Ma qua non abbiamo un terminale. Dobbiamo portare un terminale qua, direi. Perché sennò. Dov'è? Il terminale più vicino è qua. Ma non abbiamo neanche. Portiamo là un terminale. Crafting terminal. Ok. Cable. Hai milioni, ne hai. Così, giusto perché serve. Solar, riesce a farmene 5 per caso? Quasi, 11 missing, 11 lingotti. Che fra non molto, secondo me, riusciamo a farlo, direi. Sì, direi di sì, dai. Solar, vediamo, magari siamo già più vicini al crafting. 5, possiamo già farlo, top. Facciamolo, Solar. Forse spero, fermati Solar. Ok, fallo, va che vediamo cosa succede, perché era ho visto che era in corso il crafting del, come si chiama, il crafting del ferro, del proprio del pezzo di ferro, l'ambra di ferro. Però potrebbe incasinarsi l'impianto. Se si incasina annulliamo il crafting, lo rifacciamo. Tanto già tutto il resto ce l'ha già fatto. Ah, e tra l'altro, off camera, per sbaglio, ho rotto questa export bus qua. Quindi non so cosa c'era dentro. E niente, vedremo quando l'impianto, quando ci mancherà qualcosa, sappiamo che dobbiamo controllare quell'impianto lì. Anche perché Amber manca... No, Amber no, alia tutte in realtà. E quindi è un po' strange, capito? Cioè non so che cosa mi manca. Più che altro che... Boh, vabbè, vedremo, non è grave comunque. Vediamo, quando vediamo che qualcosa va su esageratamente, vuol dire che probabilmente il problema si presenta lì. Normale, direi, secondo me. Vediamo se abbiamo fatto i solar panel. Li ha fatti, perfetto, 5, ciao. Questo mettiamo via un po' di roba, ok. Mettiamo i nostri 5 pannelli solari e li colleghiamo anche direttamente. Ma secondo me si può anche fare. Ora, collegarli non è simpatico, perché sapete che io voglio evitare il cerchio del lag. Anche se in realtà ormai in questa versione qua il cerchio del lag si presenta molto poco. Anche perché se unisci tutti i tubi non gli interessa niente, si arrangia lui a definirsi dove vanno. Però a me dà fastidio comunque anche solo vederlo, perché sono abituato con le vecchie versioni, che era il peggio da fare una volta. Quindi evitiamo ancora di farlo. Semplicemente passiamo così e stacchiamo i cavi al centro. Ok. Anche perché così, se non sbaglio, no, così non cambia niente, no. Perché comunque fanno una sola connessione alla volta, quindi non cambia quanta energia possono portare. Però, ecco, c'è una cosa in realtà. Potrebbe, questi cavi potrebbero non essere abbastanza forti per portare tutta l'energia che gli stiamo dando. E non è così impossibile, anzi, purtroppo è una cosa che è molto probabile che succeda. Quindi semplicemente avremo un sacco di pannelli solari, ma ne usiamo non tutti. È una cosa che dobbiamo vedere appena li colleghiamo. È vero anche però che là abbiamo 5 batterie che accettano. Quanto accettano questi tubi qua? 4000 RF. Ogni pannello ne produce 5. Quindi no, forse con quei pannelli qua non abbiamo problemi. Forse, magari abbiamo un po' ma leggermente. Però con 4000 RF di portata, pannelli ne producono 5, ripeto. Secondo me dovremmo farcela. Non ho fatto il calcolo perché non c'ho voglia di fare il calcolo. Però sono 170 pannelli solari dovrebbero essere. Beh, 170 per 5, però fa un po' più di 4000 se non sbaglio. Non lo so, non voglio pensarci, non voglio pensare alla matematica. Comunque, vediamo cosa succede. E soprattutto vediamo quanta energia extra riusciamo a avere.
sicuramente un botto, perché 170 più o meno pannelli solari che producono anche solo 5 RF l'uno, ma sono 170, beh, un po' di energia ci arriva, e l'Apple direi che quindi non ha più problemi energetici secondo me, quindi questo è un buon progresso. Poi ovviamente quando faremo cose più avanzate nel futuro potremmo avere necessità di, come ci richiede le quest, che anche se dovremmo farlo in realtà per forza, come ci richiede comunque di fare i reattori nucleari e quelle cose lì, quindi dovremmo farli, ma in the futures. Ok, allora ci siamo, lo colleghiamo. Allora fermati, vediamo dov'è il sole intanto, fermati, è il Hull, è qua. Quanta energia abbiamo? 357 stiamo producendo, in realtà di più, però 350, per capirci, 357 l'uno, quindi lo colleghiamo semplicemente qua, quindi facciamo uscire un cavo qua. Ok, facciamo uscire un cavettino magico qua che passa di qui, ok, che passa qua sopra tranquillo e si collega a tutto il resto. Pronti? Connessione. Ok, adesso prendo una botta esagerata qua. Da 357 passiamo a talmente tanto che, oddio, si stanno ricaricando tutte le batterie qua sotto. Bene, molto bene. Direi che è ottimo. E direi che questa qua sopra sta accumulando un sacco. Sì, sì, direi che non dovremmo più avere problemi energetici. Quindi acceleration card per tutti. E vediamo se questo qua va giù. Se questo qua va giù bisogna fare questo, bisogna potenziare questo qua invece di fare quello elite. Bisogna fare quello... Oh, sti quello elite è l'ultimo che c'è però. Beh, semplicemente basta collegargli un altro cavo sopra, per esempio. Perché ogni faccia non so quanto prenda, ma non prende tanto ogni faccia, purtroppo. Ok, mettiamo le acceleration card ovunque allora. E vediamo cosa succede sostanzialmente. Vediamo se l'impianto salta per aria o riesce tranquillamente a gestire tutto quello che gli stia andando. Secondo me, con tutti quei pannelli solari là, io vi dico, per me riesce dovrebbe riuscire tranquillamente a gestire. Cioè, io immagino, spero, altrimenti è un po' grave. Oddio, tutto l'impianto che si è acceso al massimo di là, che sta facendo questo rumore, easy. Ok, dobbiamo potenziare anche tutti gli export bus che abbiamo qua. Vabbè, tanto questi non hanno più spazio. Dobbiamo potenziare le macchine. Ma le macchine stanno facendo un rumore senza essere usate. Vabbè, non è grave. Import bus. Vabbè, ok. Import bus. Anche qua dovremmo potenziare l'import bus in realtà. Ma non serve potenziarli questi qua. No, non serve, perché tanto le macchine qua sono lenti, questi non servono. Ok, secondo me qua abbiamo tutto potenziato. Vabbè, a parte le macchine, che adesso vediamo se possiamo buttare anche le macchine. Vediamo. Qua siamo ancora in positivo, abbiamo rallentato un po', ma siamo ancora in positivo. Ma tenete conto che adesso qua stiamo prendendo energia. Oh, non stiamo più prendendo energia. Perché non stiamo più prendendo energia? Niente, ho appena detto che stavamo prendendo una botta di energia esagerata, invece qua già si va giù. Vabbè. Ah, certo, che stupido. Vabbè, siamo passati da 327, 350 a 527, molto di più. Giustamente, scusatemi, mi sono dimenticato questa cosa. I tubi hanno un loro buffer, quindi noi li abbiamo attaccati tutti uno alla volta, ma senza collegarli all'uscita, quindi si stavano ricaricando i tubi. È questo, cioè, il problema, è questa qua la cosa che stava succedendo. Non è comunque grave, perché vuol dire che anche senza quel buffer enorme che avevamo, questo qua si sta caricando. Sì, assolutamente. E una volta che questo è carico, si iniziano a caricare le batterie là sotto, e quindi le macchine lì possono andare tranquille. Quindi ora buttiamo dentro tutta questa roba qua. Perfetto. Ah, aspetta, cable, volevo mettere una craft terminal là in fondo, giusto solo per averla. Ok, questo lo mettiamo via. Ok, prendiamo gli upgrade allora, questi qua, mettiamo a tutte le macchine il massimo upgrade che possono avere. Consuma un sacco, però sono molto più veloci ovviamente, quindi
Dovrebbero teoricamente, esatto, a tutte qua. Ah, ma solo perché, perché non sono staccabili. Non sono staccabili. Upgrade. Non sono staccabili. Cioè si staccano solo 8. Si staccano solo 8. Che gioia. Ok, mettiamo upgrade. Ciao. Upgrade. Ciao. Non sapete, però non so quanto consumano. Boh, vabbè. Ormai siamo con tanta energia, quindi direi che questa cosa si può fare. In caso vediamo che l'energia sta calando di brutto, sappiamo qual è il problema, sappiamo come fixarlo. Semplicemente veniamo qua e togliamo gli upgrade ai signorini qua. Ok, ma scusami, ore. Proviamo a mettere dentro un ore, cavolo, tipo magneto, no, tipo il ferro, eccolo qua, ferro, vediamo quanto è veloce. Ferro. Ah, non puoi smeltare il ferro. No, tutto separato così che brutta roba. Ok, perfetto, non puoi smeltare il ferro. C'è qualcosa che puoi smeltare? Di quelle robe che ho qua? Sì, possiamo fare un po' di glass. Anche se ne abbiamo già 400. Facciamo 100 glass. Non l'ho accettato. Glass, solo per provare. Glass, facciamo 100. Tanto il glass comunque lo uso un po' ovunque e mi piace il glass. Quanto sei veloce? Oh oh, sei velocissima. E consumi 1.4 kg RF per eseguire le operazioni. E infatti i tubi non ce la fanno. Ok. O meglio, non ce la fanno perché sono quelli di LED. Giustamente. Ok, ok, le macchine ora tirano delle botte assurde quando si accendono. È anche vero che però funzionano per pochissimo tempo, perché se devono fare un coso fanno un attimo e poi si spengono subito. Quindi il problema si presenta nuovamente di notte. Questo qua è quasi carico. Sì, comunque stiamo producendo un sacco di energia in più. Cioè, secondo me possiamo stare tranquillissimi anche di notte, perché alla fine siamo adesso a notte e sta ancora andando su energia. Beh, che c'è ancora il sole. Bisogna vedere alle 10:27. Quando va giù, quando non c'è il sole. 10:27, adesso sono 10:27. E infatti sta andando giù. Ok, vabbè, ovviamente non ci sono più pannelli solari, però direi che è completamente diverso rispetto a prima. Direi che abbiamo fatto un ottimo lavoro, signori. Ora facciamo un'ultima cosa on camera. Vi portiamo, tanto adesso possiamo svolazzare in giro. Portiamo un terminale là. Ok, solo giusto per averlo. Lo facciamo passare da dove? Qua sotto passa il cavo dell'upload. Passa di qua in fondo. Ma no, qua non passa il cavo dell'upload. Vabbè, lo facciamo passare. Ah sì, possiamo passare proprio dritti così. Ah, attiviamo H, over on. Ok. Ok, e passiamo semplicemente qua così. Proprio semplicissimo, drittissimo, easissimo. Ok. Ecco, vedete quello che vi dicevo. L'over è quella roba qua che ti tiene su. Però con i jetpack brutti come quello che abbiamo, vi fa scendere. Fa scendere anche abbastanza in fretta. Ho spaccato il vetro sopra. Meno male che ne ho un po' nell'upload. Quindi adesso possiamo riprendercelo. Allora, ma mettiamola qua. No, mettiamola qua, dai. Mettiamola qua, che almeno è più o meno in centro a tutto l'impianto. Possiamo raggiungerla da ovunque. Dai, ok. Vabbè. Niente, fai quello che ne hai voglia. Ok. Vabbè, perdiamo un po' di pezzi. Over, via. Ciao, over. Sei tolto? No, over. Ok. Ok, mettiamo sempre ordinato uguale. Prendiamo glass. Questo qua di non quartz. Quello glass stone framed. Ok. Ok, ripariamo il danno che abbiamo fatto. Ok, sono stone frame, sì, perché uso solo quelli, perché sono quelli più belli. E qua è un nostro bellissimo coso di pannelli solari, ma magico, fantastico, ottimo. La nostra quest è stata completata, cioè la nostra quest che ci siamo inventati noi, perché in realtà questa quest non esiste, è stata completata. Molto molto bene, finalmente abbiamo energia stabilissima, stabile per molto tempo. Quindi da Jurassic World 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se avete ancora fatto. E noi ci vediamo al prossimo episodio della Sky Factory 4. In cui dovremo in realtà creare il mob spawner. Finalmente. Forse. Se abbiamo voglia. Vediamo comunque. Noi ci vediamo direttamente al prossimo video. Ciao a tutti.